Permettetemi questa volta un ricordo personale. Era il 9 febbraio del 1990 e io ero a Città del Capo, assieme a altre migliaia di giornalisti di tutto il mondo, perché il presidente del Sudafrica, Frederick de Klerk, il 2 di febbraio aveva con un grande discorso annunciato la fine dell'apartheid, ovvero la fine di quella segregazione razziale di sfruttamento dei bianchi sui neri che aveva prevalso in Sudafrica ufficialmente dal 1948, in realtà da tre secoli. Sì, le parole erano belle, erano epocali, ma quello che tutti aspettavamo per vedere e avere la prova che l'apartheid fosse stata davvero abolita era la liberazione di Nelson Mandela. E passavano i giorni e non arrivava la notizia di Nelson Mandela liberato. Il 9 di febbraio invece cominciò a circolare nei bar tra la gente una foto di Mandela invecchiato. Era dal 62, quando era in prigione, che nessuno aveva più visto la sua faccia e quindi l'emozione fu molto forte. Tutti però capimmo che a quel punto la liberazione era imminente e la liberazione infatti è arrivata due giorni dopo, l'11 di febbraio. Mandela è stato ed è ancora tutt'oggi uno dei più grandi statisti che siano esistiti non solo nel XIX secolo. È l'uomo nero che ha permesso che alla fine dell'apartheid il Sudafrica non precipitasse in un bagno di sangue, arrivando ad una pace con i bianchi.